the sensation. Surround invasion with communication. Move quick, we might avoid contamination. Down, it comes the sound. Everyone down, your feet to this phenomenon now. Salve a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo video del vostro procione, il Raccoon. No. No, c'è qualcosa che non va. Fammi rileggere il copione. No, scherzo, non ho nessun copione, ragazzi, sono proprio io il vostro Raccoon, il procione. E niente, questa battutina del copione mi era venuta così spontaneamente, proprio a improvvisare alla grande. No, comunque, era anche per far capire ad alcuna gente che... me l'ha chiesto, che scriversi un copione per fare i commentary non è assolutamente una buona idea, ma proprio per niente. Siate voi stessi, ragazzi. Comunque, anche quest'oggi questo argomento sarà ispirato da voi, ragazzi. Cosa vuol dire sarà ispirato da voi? Magari mi devo spiegare, perché messa così sembra quasi un video vostro, però non lo è un video mio illuminato. No, via. Dicevo, dopo gli ultimi episodi che ho fatto di I Feel Like Lara Croft e di Cecchino su Black Ops 2, eccetera, benché fossero episodi veramente scrausi, con gameplay altrettanto scrausi, mi sono arrivati dei messaggi... non tiriamocela tanto dei messaggi, me ne è arrivato uno. Mi è arrivato un messaggio privato su YouTube di una persona di cui non farò nome per evitare di fare eventuale sponsor involuto, cavolate varie, che mi ha detto: Raccoon, come fai a fare certe partite su COD e non sclerare mai? A parte mi devi dire quali partite faccio io su COD, perché non credo che vincere un gameplay di Cecchino e altri gameplay di pistola Kimbo sia così da pro, perché non credo di essere l'unico che ci riesce, o almeno voglio sperarlo, ragazzi, perché sennò veramente... siamo circondati da nabbi. Non per darvi dei nabbi, ragazzi, ma veramente non è così difficile fare dei gameplay simili. Solo che a nessuno era mai venuto in mente prima di fare questi gameplay di pistole a Kimbo. Sono soltanto stato fortunato a farlo io per primo. Comunque, perché io non sclero su COD? Questa poteva già essere una domanda più precisa a quella che doveva essere la risposta voluta, secondo me. Ma, sinceramente, ragazzi, una risposta non ce l'ho. Cioè, ce l'avrei, però, secondo me è banale, cioè... è una risposta che potrebbe darvi chiunque, benché sia vera. Cioè, io perché non sclero su COD? Perché io non sclero su COD come non sclero in nessun altro gioco che ho. Che sia del Nintendo DS, che sia del PC, che sia dell'Xbox... che sia del mio vecchio Game Boy Advance su cui c'ho soltanto Pokémon Argento. No, c'ho anche un gioco di corse, non mi ricordo manco più. Ah, tocca qualcosa, boh, non mi ricordo. Comunque, cioè, io non ho mai sclerato in nessun gioco. Ora, forse ho sclerato parecchino all'inizio su Black Ops 2, ma... cioè, può capitare, voglio dire, non è che è una cosa abituale. Però ho notato in effetti che... con tutta la gente che ho parlato è sempre fissa a dire ma io su COD sclero, io su COD tiro le bestemmie, io su COD urlo, sbercio, sminchio, strallo, Oh, è un videogioco. Cioè, te scleri su un videogioco? Riesci a tirare le bestemmie per un videogioco? Cioè, riesci a perdere la pazienza per un videogioco? Io non ci voglio credere. Cioè, no. Proprio no. Posso capire coloro che magari dicono quel gioco mi fa sclerare per fare scena. Perché la maggior parte di quelli che lo dicono è per fare scena e per tirarsela. Perché lo dicono tutti, allora devo sclerare anch'io. Io, ragazzi, lo dico apertamente, non sclero. Semplicemente perché? Perché io ho pensato, ma gli intelligenti che sclerano in un videogioco, quando cresceranno e diventeranno adulti, a vivere la vita vera, cosa fanno? Si comprano un fucile e fanno un massacro? Non... cioè, il mio pensiero è questo. Se voi sclerate nei videogiochi, figuriamoci nella vita reale. Io non ci voglio pensare. Veramente, ragazzi, è allucinante come pensiero. Ma ha attraversato la mente come un fulmine e mi ha scioccato allo stesso modo. Cioè,
Non vedo veramente il motivo di dover sclerare su un gioco. Posso capire che un gioco possa essere fatto male. E fin lì, ragazzi, avete tutta la mia comprensione perché, credetemi, di giochi fatti male io ne ho giocati e anche troppi. Però... ora prendiamo per esempio Call of Duty che dite fanno sempre sclerare. Ecco, prendiamo MV3, ok? Questo famigerato MV3 che sembra abbia fatto sclerare tutto il mondo, anche le persone più tranquille. Io su MV3, ragazzi, ve lo dico con la massima sincerità, non ho mai sclerato. Perché pensavo a divertirmi, io non pensavo ai nabbi che c'erano, ai lanciapuffi, ai camper. Ragazzi, quelli dove andate andate le trovate anche su Hello Kitty camper se volete. Cioè, non è questione della gente che trovate. Secondo me è la questione diventa più un fattore psicologico questo dello sclerare in un gioco. Perché se comincia a farlo uno, poi mettete caso che... Non lo so, la metto giù proprio psicologica come vi ho detto prima. Uno youtuber famoso comincia a sclerare su un videogioco e fa video su YouTube in cui sclera. La gente lo vede, si diverte e vuole imitarlo. E comincia a sclerare pure quella. Altri ragazzi vedono che sempre più gente comincia a sclerare su quel gioco e allora pensano, ah, vabbè, quel gioco è fatto male, c'è da sclerarci sopra. E allora cominciano a sclerare anche loro. Cioè, è tutta una convinzione, ragazzi. Non si può sclerare su un gioco. Io vi invito a riflettere, veramente. Perché se ci pensate anche per un istante, sclerare e impazzire per un videogioco... È da malati! Ragazzi, ora, sinceramente, io sto facendo un discorso di riflessione. Non prendetela per delle offese personali, perché guarda, sarebbe l'ultima cosa che voglio. Io non sto dicendo a voi che siete malati di mente, a voi che siete pazzi, io che sono un genio, voi siete stupidi e cavolate varie. Non mi sognerei neanche in un incubo di fare discorsi del genere, perché non mi ci permetterei mai. Voi ormai mi conoscete e sapete che è così. Però, non lo so, mi viene da pensare così, non mi risulta possibile il poter sclerare in un videogioco. O perlomeno, ragazzi, se è possibile, spiegatemi perché. Cioè, io, prendendo Call of Duty, c'è la lag. Vabbè, non vedo cosa ci sia da sclerare. O spegni la console o cambi sala d'attesa. Dove sta il problema? Trovi i camper e quelli con i lanciapuffi. E vabbè, trovami un gioco di sparatutto in cui non ci sono. Che non sia Quake, perché su Quake i lancia... Ah sì, ci sono anche lì i lanciagranate. Però Quake è un po' più complicato da usare, eh. Forse ho fatto un esempio sbagliato. Battlefield, anche lì. Cioè, potete dire quello che volete, ma anche lì ci sono camper e lanciapuffi. Saranno più grosse le mappe e quindi le troverete più raramente. Ma ci sono. Voglio dire, non è che sia così diverso. Poi che altro è che potrebbe far sclerare su COD? Boh, quando arrivi a 23 dalla Moab e la 24esima con specialista non riesci a fartela perché t'ammazza un nabbo. Il gioco è fatto per divertirsi, non è fatto per tirare Moab, ragazzi. Cioè, voi non dovete giocare con quell'obiettivo. Le ricompense sono fatte per chi giocando così riesce a farle, ma non devono essere un obiettivo da raggiungere. Se no, non avete capito il senso delle ricompense. Evidentemente non l'avete capito. E che altro potrebbe esserci che vi fa sclerare? I bimbi minchia. Quello lo posso capire, ma... Voglio dire, o gli mutate la voce, o anche in quel caso cambiate sala d'attesa. Sclerare è inutile. È veramente inutile. Non so più come dirvelo, non so più in che lingue dirvelo. Boh, non lo so, ragazzi. Ditemi voi se questa riflessione vi pare esatta, perché... No. Proprio non riesco a ragionarci. Sclerare in un gioco secondo me è completamente inutile. A parte inutile, ma è anche insensato. Cioè, non vi porta a niente. Ovvio, mettiamolo così, non vi porta a niente. Vi fa arrabbiare e basta. Ma fino a prova contraria, i videogiochi non sono fatti per farvi arrabbiare. Anzi, il contrario. Quindi li dovete prendere per quello che sono. Non dei giochi che devono essere fatti alla perfezione, come se dovessero essere... Che ne so, la Gioconda o altre opere d'arte, che ne so, il campanile di Giotto. Mi sto dicendo tutta roba appartenente alla storia di Firenze, tra l'altro. E cioè, boh, la mia riflessione è questa, ragazzi. Ah, tra l'altro, non vi ho detto, questo qui è un episodio di I Feel Like Lara Croft, giocato
Ora ve lo dico, con la M1911, ma tanto ormai l'avrete capito già da un pezzo, io soltanto in ritardo. Vabbè, raga, che vi devo dire? La mia riflessione è stata questa, fatemi sapere cosa ne pensate e niente, vi lascio alla fine del gameplay, tanto a quanto sto vedendo mancano circa 37 secondi, quindi vabbè, sarà anche breve e indolore. Va bene ragazzi, detto questo vi invito a non farmi più domande del genere perché ormai la mia opinione la sapete, non mi sentirete mai sclerare seriamente in un videogioco, tanto meno offendere o cose simili. E non sperate che io vi faccia un road to sclero come Gabbo perché avrete capito che non è il mio stile. Vabbè ragazzi, detto questo vi lascio andare, spero che il video non sia stato troppo noioso anche perché è stato un argomento un po'... fatto così sul momento, quindi non so come possa essere venuto, però ho cercato di essere più chiaro e conciso possibile. Vabbè, vi lascio al prossimo video, ragazzi. See you later. Up in